Dani. Dai, ti sei messa uno in più. Che cosa? Questo è uno, te lo dato in piatti di quello. Quale? Questo qua. Vedi, io solo uno. Tipo ti ho dato anche due di questi, perciò non ballare proprio. Due in più. Ciao ragazze! Ciao ragazze, ciao ragazze, c'è un po' di rucola qua. Ciao bimbe, ciao zie, ciao nonnine, ciao. Benvenuti in questo nuovo video mukbang con il mio amore, primo video mukbang dopo il parto. Infatti sono senza pancia, o quasi, però almeno non c'è il pancione. No. Se dai, sentite, sentite qualcosina? Sì. Eccolo, sto quasi per piangere. Dani, per trovare questo video. Comunque c'è Dani nel sottofondo che... Oh amore, non piangere proprio ora, mamma. Hai già mangiato? Mangiamo così. Comunque ragazze, siamo qua col sushi misto. Salmone, fiato di salmone con insalata, carotine. Sushi misto con tartare, sashimi, vari sushi. Poi ci sono i miei amati peperoncini, le salsine, vabbè. Poi vi spiego tutto mentre facciamo. Cioè, abbiamo le vostre domande qui su Instagram. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, Carita Dolce e Dario del Re, seguiteci perché da là prendiamo le domande. Comunque, se avete domande, lasciatele anche qua sotto, magari per il prossimo video ci saranno utili. E lasciate soprattutto tanti like al video, tanti like a Daniel, così non piange. Lasciate tanti se like. Lasciate like, non piange più. Ho appena mangiato, quindi dovrebbe tanti stare like, Daniel, non piange più. Poi, che sarà giusto e poi cos'altro dirvi? Un'altra cosa. Che cosa dobbiamo dire più, amore? Buon appetito. Buon appetito, ok. Vai, iniziamo. Cin cin, amore, con l'acqua. Io già bevuto. Sempre un bicchiere d'acqua prima. Ci ho bevuto. Non ci spacco. Ok. Soprattutto primo video dopo il parto in cui posso mangiare, perché l'ho fatto comunque video mukbang durante la gravidanza, però era cotto, se vi ricordate. Invece adesso ma c'è cotto. Tutto crudo, guardate, tutto crudo, quindi posso mangiare. Pipa! Allora, leggiamo le vostre domande, che sono sempre tantissime, grazie per le numerosissime domande. Amore, che c'è? Vuole fare pure il mukbang. Allora, cambiata la tua vita con Daniel, mi saluti, guardo i tuoi video anche se ho 13 anni. Ciao Sofi, sei piccolissima. Allora, la mia vita è cambiata per questo, perché adesso mi interrompono un attimo, devo vedere. Ora avete assistito in diretta a come è cambiata la mia vita. Sono andata a cambiare Daniel, che Daniel piangeva, aveva fatto bella un colazione. Sacco di cacca. E quindi adesso sta tranquillo, bello pulito. Adesso possiamo mangiare. Io sono stanchissima perché c'è da dire questa cosa che... Allora, Dario non dorme da 23 giorni perché oggi Daniel compie 23 giorni. Io non dormo da più di 9 mesi perché neanche quando ero incinta dormivo. Vabbè. Ora metto un po' d'acqua. Quindi stavamo dicendo come è cambiata la mia vita, l'abbiamo detta. Allora, il progetto della nuova casa è stato accantonato? No, assolutamente no. Infatti io ve l'ho detto più volte che anche la stanza di Daniel che abbiamo fatto qua comunque è molto provvisoria. Sì, perché tra 2-3 mesi, se tutto va bene, ci trasferiremo. No, cominciamo il lavoro, tra 3 mesi non trasferiremo. Vabbè, poi si vedrà. Poi si vedrà, chi vivrà vedrà. Allora, ti veniva più voglia di fare l'amore? Oh mio Dio, queste sono domande piccanti, domande imbarazzanti e piccanti. Ti ha più voglia di fare l'amore con Dario durante la gravidanza per via degli ormoni? No, sinceramente, questa cosa degli ormoni non l'ho sentita molto. Buono. Anche perché poi durante la gravidanza c'è un sacco di malori, cose, quindi alla fine ma vuole fare l'amore, raga. Non si fa più ormai. No. Parlato con uomini sposati, hanno detto che. Non si fa più perché soprattutto c'è il rischio di rimanere incinta. Ragazzi, prendete tutte le precauzioni perché credetemi, io mi asterrò dal sesso per tutta la mia vita dopo aver partorito. Dalla mia vagina non nasceranno più, amore. Comunque stai registrando il video. Sì. C'è rec, ok. Vabbè, ovviamente scherza.
Allora, come fai ad essere sempre così sorridente? Io ho superato un periodo buio, grazie a voi. Oh mio Dio, davvero, grazie. Miriana, ti mando un bacio grande, è una bellissima cosa che mi hai detto. Allora, come fai ad essere sempre così sorridente? Io è vero, sono quasi sempre molto positiva, molto sorridente, però ovviamente anche io ho i miei momenti no. Però, momenti bui. Sì. Però cerco di superarli, ormai vedrai che solamente tu sei ancora piccola. Col tempo imparerai qual è il modo giusto per affrontare le cose. Mi piace un sacco mangiarmi le verdurine vicino. E sento che io uso molto il pensiero positivo, cioè cerco sempre di, se possa essere un giorno che sto in un periodo, poi cerco sempre comunque di pensare positivo e di superare, grazie al pensiero positivo, a momenti bui. Mi ho sempre detto questa cosa, che prima è una cosa che dovete fare più e più volte, cioè con la testa voi lo dovete fare, poi man mano vi verrà automatico, automaticamente cerchi, ovviamente se ti viene un momento di tristezza te lo devi vivere, perché anche la tristezza, anche il dolore va vissuto, però se non c'è nulla di talmente, tipo per esempio un lutto, queste cose qua, oppure una malattia. Ok, non però ci sono, sì. Però quando queste una cose cosa, qua, ma sono semplicemente momenti difficili oppure magari delusioni di persone, sono tutte cose superabili con il pensiero positivo, cioè pensando che quella cosa è successa perché doveva andare così, perché è meglio così. Prova a pensare in questo modo e ti fortifica. E ti fortifica, è vero. Queste piccole delusioni fortificano. Daniel fa di nuovo cacca. Allora, allora, tra quali nomi eravate indecisi? Beh, nel frattempo io mangio peperoncini, perché intanto mi chiedete sempre, ma cosa sono quelle verdure? Sono peperoncini verdi crudi, che a me piace un sacco sgranocchiarli in pinzi nella salsa di soia. E anche i cereali. Molto. Ma per fatto l'inverso? Perché? Sì. Perché non è salmone cotto. Mamma. Allora. Fra quali nomi? Io nigiri li adoro, raga. Fra quali nomi eravate indecisi? Allora. Allora, diciamo che io aveva 10.000 nomi. Ero molto indecisa più per i nomi femminili, per i maschili non ce n'ha nessuno, non mi piaceva proprio. Però tipo Gabriel ci piaceva, quale? Sì. Poi c'era Luca, Lorenzo, Lorenzo Marco. Sì, anche se molto molto sfruttato. Marco mi sarebbe molto piaciuto, a me, io ho sempre desiderato chiamare un figlio Marco. Lo sai, amore? Però il prossimo lo chiamo Marco. No, è perché c'è il suo fratello che si chiama Marco, quindi sarebbe un omonimo, Marco De Re. Quindi non è cosa. Marco, devi cambiarti il nome, così cambieremo il suo fiume. Però mi piace molto il nome Marco. Poi poi piace anche Michael. Qual era quell'altro che ci piaceva? Christian. Mattias, Christian, anche bello. Nicolas. Vabbè, ti è mai successo di ubriacarti? No, mai. Dario? Dario no. No. Dario è la sobrietà, io sì. Soprattutto quando ero più giovane, però. Se vuoi vivere, non ti ubriacare. Adesso no. No, vabbè. Allora, un po' di alcol non fa nulla, però non dovete guidare. E non dovete mettervi nelle macchine e non dovete far guidare con le persone, veramente ragazzi, piuttosto chiamate i vostri genitori, chiamate qualcuno, però non mi mettete nelle macchine quando alla guida c'è qualcuno che ha bevuto. Non si beve se si guida, questa è la cosa importante. Poi per il resto ovviamente vi dico, anche se non dovete guidare, non vi ubriacate fino a scamazzarvi al suolo, però qualche bicchiere, una birra, insomma, ci stanno. Io adesso non bevo alcolici, tranne un po' di birra, un po' di spumante, vino bianco, è difficile perché comunque mi va subito in testa. Però quando ero più giovane mi è capitato di ubriacarmi, periodo tipo dell'adolescenza, no, eccetera. Io sì.
sono sincera. Ma che io ero un po' pazzerella. Perché era bello la cosa di stare bella un po' fuori. Oh, però... bello quando sei cosciente. È bello. Vabbè, a volte sai, amore, sono anche quelle serate in cui tu non vuoi pensare a nulla, però... Non c'è bisogno di bevarti. Ho sbagliato. Vabbè, amore, tu sei sempre stato... Sbagli. Integro. Mamma mia. Allora, cari cari tesoro, dimmi. Quale sarà il valore della vita più importante che insegnerete a Daniel? Un bacio. Allora, fortunatamente si è addormentato. Il rispetto verso le altre persone. Sì. E io educato. Insegnerò la puntualità. La puntualità sicuramente. Io voglio insegnare a mio figlio tanti valori, però voglio insegnare, oltre a questi valori di rispetto, poi lo studio, tanti. La scuola tantissimo, lo studio ce ne sono tanti ragazzi di valore. Inseguire i propri sogni, però vi voglio insegnare anche un po' di cazzimma, come si dice a Napoli, perché anche quella serve, perché se mio figlio prenderà da te e anche da me, ma soprattutto da te, sarà molto buonaccione e io mi incazzo come una belva quando le altre persone si approfittano delle persone buone. E quindi un po' di cazzimma ci vuole, sei d'accordo amore? Sì. Nella vita ci vuole, soprattutto con le persone furbe, con chi vi tratta bene e con chi vi rispetta e con chi... Ok, per esempio io sono la prima persona che quando vedo una persona fragile, sensibile, proprio divento... non la più buona del mondo, perché provo molta tenerezza a questo genere. Quando vedo la persona che vuole essere furba, vuole essere cattiva, falsa, a fatti suoi, divento un animale. Però amore? Yes. Invece il mio amore è sempre buono. Sì. E non va bene. Perché la gente se ne approfitta. Vero? Non lo so. Sì, allora, state a sentire a me. Un po' di cazzimma ci vuole. No amore. State a sentire a me. Sta a sentire a quei cosa? Che non ci vuole cazzimma. Deve... deve fare la scema. No. Fatevi rispettare. Rispettate e fatevi rispettare. E se vedete che qualcuno vi rende infelice, vi vuole... Allontanate le persone negative. Ok, va bene. Allora, cosa ti manca di più della vita prima di Daniel? Una cosa. Dormire. Perché Dani si sveglia, cioè dovrebbe mangiare ogni 3 ore, ma si sveglia ogni 2 ore più o meno. Yeah. E poi tra le varie poppate c'è anche il momento cambio, piange anche se deve essere cambiato. Lui anche se fa la pipì vuole essere cambiato, perché secondo me gli dà fastidio. Mio figlio è molto pulito. Dove zappate. Poi magari non riesce a prendere sonno, quindi lo devo cullare. Comunque raga, la notte io non dormo da un anno. Bene. Allora, quando riprenderai con la palestra? Allora, 40 giorni dopo il parto non si può, ci si può allenare perché si deve mettere tutto in ordine. Quindi io parto di solo 23 giorni, devo aspettare ancora. Ma poi sicuramente riprenderò molto con calma, sì, perché devo anche gestirmi lui, voglio stare tranquilla, se non voglio andare in palestra, però deve essere un momento di serenità. Devo stare tranquilla che lui lo sa gestire, cioè. Quindi sarà con calma. Tanto nessuno ci credete, ragazze. Godetevi questi momenti, perché per ritornare in forma c'è tempo. Ma i primi mesi di vita di neonato non tornano più. Ragazzi, ma adesso viene Natale. Ci prepariamo già per i panettoni. No, vabbè. Allora. Che faremo per i panettoni di Nutella. Ti è ritornato il ciclo? No, vabbè, allora io da quando ho partorito, vabbè, dopo che ho partorito subito, io ho avuto un parto naturale. No, ragazzi, il ciclo non viene più. Ormai è sparito. Ma come? Ormai è sparito. Siamo a posto. Ho avuto le perdite per tanti giorni, però il ciclo ancora no, non so quando mi verrà. Che disse il ginecologo, amore? Come è quella? Non ricordo più, sai? Ho 3 mesi, 6 mesi. Questo è bellissimo, ma Daniel l'ha cambiato così per il prosciutto San Daniele, effettivamente.
Ragazzi, ma voi scherzate, io per l'astinenza di prosciutto crudo che ho fatto per 9 mesi, adesso mangio quasi ogni giorno prosciutto crudo. Cioè, incredibile, mi verrà la nausea. Battezzerai Daniel se sì, sai già quando? Sì, lo battezzerò. So che alcune ragazze dicono sta cosa di che loro non hanno battezzato i figli e aspettano che si facciano grandi, però noi diciamo come tradizione nelle nostre famiglie c'è questa cosa, quindi anche i miei genitori l'hanno fatto con me, con lui, quindi noi niente, ci crediamo in questa cosa, quindi lo faremo penso intorno ai 5-6 mesi. Papà, poi magari quando sarà più grande deciderà per gli altri riti. Sì, però il battesimo almeno sì. Insomma, poi non so, vabbè, è una cosa molto molto soggettiva, quindi è molto personale. Poi come fai a stare 24 ore con quei rumori bianchi per casa? Ma ragazzi, come buono il salmone crudo in bocca, ma come facciamo? Il tuo è più buono. E tu è più buono. Sto godendo troppo, raga. Mi dovete credere, sto godendo troppo. No, no. Perché mi è mancato troppo per 9 mesi. Comunque. Allora. Perché? Io ho detto che ho sempre questi rumori bianchi per far rilassare lui. Con l'aglio. No, ma tu abitui. Non mi senti più. Col forno. Adesso sta sulla saletta. Non so se sentite sottofondo. Sì, c'è il rumore della pioggia. Ma era più ombrello. Questa è molto. Però sono così belli che ti rilasciano, mi rilassano. No, vabbè, ti abitui quando passa sempre il treno, la stessa parte uno si abitua, capita dove sta il treno. Sì. Allora. Oppure talmente che sei stanco non li senti proprio più. Ormai. Come fai a conciliare le attenzioni da dare a Dario e Daniel? Non so, vuoi rispondere tu a questa domanda? Che significa? Per il momento solo a Dani. Ecco. Beh, ma lui è piccolino. Non capisco. Ha detto un amico mio, mi ha detto una cosa vera, però non la posso dire. Dice? No, però lui è sposato, mi ha detto la verità. E che dai? Non la posso dire. È un segreto che sanno solamente i mariti. Tra di noi, cioè? Un segreto. Gli faccio le corna. No. Ecco. Non si vede, domanda le mani delle tue. Dobbiamo dirlo, scusa. Non si vede. È queste? No. E che cosa è, scusa? Allora, se non lo puoi dire è una cosa brutta. No, è una cosa bella. Vergognati, vergognatevi. Scusa, vergognatevi tuo amico. Perché è una cosa brutta, non ti vergogni. No, perché uno è sposato, ha detto la verità, ormai vi vivete solo per lui. Questa è. No, è vero, non è questo. È questa. Ragazzo, secondo me è questo. Non ti vergogni. E domanda alle persone sposate, non solo per il figlio. Tutto quello che fanno è per i figli. No, amore, non era questa la cosa, vergognati. No, era. Mi ha detto che ormai tu. Ma come si chiama questo amico? Io dico pubblicamente. Ha detto. Ha detto questa cosa qua. Ha detto che ormai. Ha detto di tradirmi. No. Vergognati. Ha detto. Basta, amore, salto dammi sul divano. Ah, ora non dormo! Allora, io non voglio dormire con te. Ha detto, e ti dico la verità, ha detto ormai tu vai in secondo piano, detto, così hai? Ha detto ormai vi vivete solo per lui. Ha detto e poi scurdito, poppo. Ha detto, ma giusto, ma tu quante volte lo fai? Ti immagini scurdato come lo fai? Sto allenando. Allora, a che somiglia Daniel? E poi vedi. Allora, ragazzi, ma voglio dire una cosa. Appena nacque, pure io dissi, ma ro, identica a Dario, identica. Invece no, ragazze, più giorni passano e più somiglia a me. Vi giuro. Ovviamente, amore, quando c'ha gli occhi aperti è uguale a me. C'ha proprio gli occhi miei, la bocca mia è uguale. Solo il naso di Dario, secondo me. Vabbè, comunque, vi do questa notizia. Su Instagram venite a vedere la foto che ho pubblicato, perché dovrebbe sicuramente essere, dovrò già averla pubblicata quando pubblicherò questo video, già ho pubblicato la foto di Daniel su Instagram, quindi lo potete vedere e poi giudicate se a chi sono piaciuto. Ah, beh,
Allora, amore, adesso io ho finito, tocca al tuo piatto. Ti do la mano. La felicità nelle piccole cose, quali sono le tue che ti rendono felice? Quando ci farei vedere Daniel, questa già ho risposto, ho detto dovete vedere su Instagram che ho pubblicato le foto. Le cose che a me mi rendono felice sono: una, il sushi. Ma veramente, una, il cibo. Che devo fare? Due, il cibo. Tre, il cibo. Ah, no. Poi quattro, è il cibo. No, veramente. Allora, allora adesso c'è Daniel. Daniel. Però le piccole cose lei non voleva dire queste cose qua. Vabbè, però a me veramente mi rendono felici i miei affetti, la mia famiglia, gli amici, Dario, Daniel, cioè stare con le persone che mi vogliono bene, tipo mangiare insieme, queste cose qua. Poi il resto, cioè, veramente mi accontento veramente di poco. Come ha detto, ragazzi, mangiare insieme. Un anello con brillanti. Allora, non è vero, scusa, ho detto una bugia, vedi? Una borsa Chanel, amore, sto ancora aspettando il regalo del parto, una borsa Chanel. Ho detto una bugia, hai detto, scusa, ho detto mangiare insieme. Non è vero. Scusa, ragazzi, allora dici tutte bugie. Perché... Amore, ma tu già le mangi? No, io ti voglio dare una mano. No, ma io non la voglio questa mano. Allora, la cosa importante è che Dario mi deve ancora fare il regalo per il parto. Quindi poiché io mi accontento di poco, una bella borsa di oro Chanel nuova, però la andiamo a comprare insieme. È normale. E così la scelgo io. Vabbè. Andiamo. No, scherzo. La felicità non ha nulla a che vedere con i soldi e le cose materiali. Credetemi, non lo dico per dire. Allora, per me mi rende molto felice. Non so se è solo una cosa mia, a me mi rende molto molto felice la casa bella, ordinata e pulita. Ma no, questa è una cosa che potete credere. Pulizia, cioè, l'ordine e la pulizia che c'è nella mia casa rispecchia quello che c'è dentro di me. Cioè, se già la casa sta in disordine oppure la vedo così, già mi esaurisco. Ma ci abbiamo pure un aspetto di... una persona che ci guarda lì. Dove? C'è Pupi. C'è Pupi che ci guarda. Eccola, sta venendo. Siete davvero bellissimi, grazie. Grazie. Ami Cecere. Amy forse si dice. No. Poi. Eccola, ragazzi. Ma quante domande, raga. Sono tantissime. Eccola Pupi. Le sto rispondendo in ordine. Poi non so se ce la farò. Quanto sei ingrassata in gravidanza? Vabbè, poco, 25 kg. No, precisamente 18 kg, raga. 18 più 2, siamo finiti, va. Allora, cosa cambiereste l'uno dell'altro? Non dite niente che vi andate bene così, eh? Allora. Allora, niente. No, allora, io cambierei di... Vabbè, dillo prima tu. No, prima tu. No, prima tu. Dai, prima tu. Dai, dici tu. Vabbè, a lei la precisione. Che palle. Io cambierei di Dario. Io nulla. No, cambierei di Dario. Qualcosa cambierei. Però... al momento, ecco, cambierei questo, non mi ruba il cibo dal piatto, non lo sopporto, mi fa venire l'ansia, mi domando. Cosa hai pensato? Questa è molto gettonata. Quando hai visto Daniel per la prima volta, quando ti hanno messo Daniel in braccio la prima volta, quando hai visto tuo figlio la prima volta, ok, abbiamo capito che mi interessa questa cosa. Allora, io... quando Daniel è uscito e me l'hanno messo in braccio, non capivo nulla, raga, cioè dovete credermi. Talmente il dolore che ho provato. Vabbè, l'emozione è bellissima. Continuavo a provare per te. Per me io stavo sconvolta, cioè per me era come se avevo superato un incubo, ancora non era finito. Cioè veramente mi sono ripresa dal parto dopo qualche giorno. Che, lei, io. Digli la sera come io, stavo? Sì. Stava drogata. A parte drogata, ma io tremavo, cioè tremavo, io sì. Come se un incubo, come se mi avevano picchiato, non mi so dire, sconvolta. Però la cosa bella. Però è stato bello, quando l'ho visto la prima cosa che ho pensato è stato, ah che bello sì. È sano, c'ha tutto ed è bello, era anche bellino. E poi voglio dire pure un'altra cosa, a tutti i mariti, fidanzati, coppie, dovete assistere al parto, ragazzi, perché è molto importante, aiutare la propria persona amata.
partner. Il partner, la moglie, la fidanzata, quella che è sia. È vero, Dario mi ha aiutato molto. Anzi, andate perché date molto conforto, veramente. Comunque bisogna dare una mano anche se psicologicamente, perché i dolori noi non li sentiamo. Sì, è un supporto morale. Un supporto morale che possiamo dare e lo diamo. Perciò ragazzi, fatevi forza e affrontate il parto. Che tanto è una passeggiata, dura poco. Ma non pare che hanno aperto di loro. Vabbè, ma purtroppo... Ho detto che quando abbiamo fatto sta cosa, gli amici, cioè... Dario, ma com'è stato? Ma ce l'hai fatto? Ma ti sei sentito male? Com'è? E io, veramente ho partorito io, vabbè, il consiglio che posso darvi, pensate che nascerà vostro figlio, vostra figlia, e la cosa bella è questa. Perciò... Ah, ma tu veramente fai? Perché? È stato bello. No, tu stai parlando come se dovessi partorire voi. Sì, è normale, ragazzi, vi do proprio una mano, vai. Cioè, ma sto scherzando. Tu non devi aspettare, tu sembra che sei andato a teatro. No, perciò è bello, cioè andate, ragazzi, senza biglietto. La sento senza biglietto. No comment. Senta, senza biglietto, ragazzi, è gratis. Quando farai un mukbang adesso? Dopo la gravidanza si possono avere rapporti? No, non si possono avere più rapporti perché se no rischiate di rimanere incinta, quindi astenetevi dal sesso tutta la vita. Sì. Mi raccomando ragazzi, no vabbè, scherzo ovviamente. Allora, ti farebbe piacere se Dani un giorno facessero youtuber? Sensi che consigli ti daresti? No, assolutamente no. Vabbè, sicuramente lo farò. No. Sì, sicuro ragazzi. Voglio io vorrei dire che mio figlio diventasse... Seguite a mio figlio Daniel. Un medico, un medico influencer, no, perché ci stanno i medici influencer. No, no. Cioè, se lui è bravo nel suo lavoro, dice ragazzi, sono venite contrario da me e loro hanno più con sicurezza, no? Sono i medici che non lo sanno, scusa. Deve studiare, ma deve fare un lavoro da professionista. Anche l'influencer. No. Influencer con la febbre. Allora, c'è dell'influencer dottore, amore? Ecco, cosa hai provato quando te l'hanno appoggiato per la prima volta sul petto? Questo, cioè, credetemi, è stata un'emozione bellissima. Per veramente te, per me io l'ho sconvolta. Quindi è stato bello, però la cosa proprio veramente sincera che ho pensato è di dire, ma no, è finito, cioè, è finito, basta, non ce la faccio più. Quello che ho pensato. Piccolino. Ti giuro, amore, poi... La seconda cosa che ho pensato è stata: non lo farò mai più, non riuscirò mai più incinta nella mia vita. No, ma già ho detto devo fare la femminucci. No, chiamoci le bugie. Allora, qual è il posto che avete visitato e vi è piaciuto e vorreste visitarlo ancora portando anche Daniel? Questa è una bella domanda, meritarci sono tanti posti che siamo stati, sono tutti stati bellissimi. Io lo porterò a tutti i posti, perciò preparatevi che adesso partiremo sicuramente non in Africa. No, in Africa tipo no. Per esempio in Africa, ma non in Africa no, perché non lo voglio portare, perché a purtroppo là a Zanzibar non ci sono né divertimenti per i bimbi, non c'è sicurezza, non c'è proprio niente, cioè se serve una medicina non si può. Si fa? Vabbè, no. Non è che se ci sarà la medicina la gente muore, vabbè, però purtroppo non si può curare come si cura qua. È anche un viaggio molto all'avventura, no, è un viaggio molto lungo, lo porterei nei posti lungo, no, perché poi saranno altri viaggi pure lunghi comunque. No, iniziate a dire che lì in Africa... A New York troppo... solamente lo porterei. A New York sì. Bellissimo, adoro. New York, Amsterdam, Barcellona. Sì. Neanche la Zarotta. Ah, poi quindi, amore, possiamo andare a Parigi insieme. A Parigi. Che tu non ci sei mai stato. A Parigi, a Londra. No, lo porteremo. Pubi, come si è comportata con Daniel? Avete adottato tecniche particolari per farlo conoscere? No, sinceramente, no, io la sera portavo le tutine sue della clinica, la mattina quando tornavo a casa. Gli facevo sentire l'odore, lei l'annusava e poi quando venne qua lei già aveva capito che c'era qualcosa che non quadrava. Quindi sono uscita a due e sono tornata a tre. Ma che? Questi vantaggi mi fanno guai. Però Pupi è un cane dolcissimo. Cane dolcissimo. Infatti lei non si mette proprio vicino, non si avvicina tanto. Perché sa che è piccolino, però già lo vorrebbe leccare, fare sì, feste. Quando lo prende in braccio e dico, no, per smorfi lo gioco, no? Lei viene tutta contenta, bellina. Allora. Ragazzi, noi vi lasciamo perché Daniel sta piangendo. Ci vediamo al prossimo video, lasciate tanti like. Ciao!